Non c'è spettacolo più squallido che vedere un religioso che si adegua al mondo. Padre Attilio Carpin, domenicano e vicario episcopale, presiede la celebrazione per la giornata della vita consacrata nella festa della presentazione al Tempio. Un mistero di gioia, ricorda Padre Carpin all'omelia, perché si realizza la promessa: Dio visita il suo popolo, entra nel suo Tempio Santo. Il dono della redenzione deve farci riflettere sul bisogno radicale da parte dell'uomo di essere salvato. L'ingresso di Gesù bambino nel Tempio, spiega Padre Carpin, è il segno della consacrazione della sua umanità. E caratteristica di ogni consacrazione è la sua esclusività. Essere consacrati significa essere interamente dedicati a Dio. Non possiamo pensare di donare a Dio qualcosa di noi stessi, ma tutto, ogni pensiero, affetto, sentimento è e deve essere di Dio. Il Signore non è un datore di lavoro che ha bisogno di prestazioni da parte nostra per realizzare un qualche progetto. Dio non ci chiede ore, ma il cuore. Il nostro stile di vita, i nostri voti di povertà, castità e obbedienza, ha proseguito Padre Carpin, sono una contestazione al mondo e non c'è niente di più bello che donare se stessi al Signore. La realtà della vita consacrata nella diocesi di Bologna è storicamente molto presente, anche se risente oggi della pesante crisi vocazionale. Sono attive in diocesi 25 congregazioni maschili, 3 società di vita apostolica e un istituto secolare. Le donne consacrate sono presenti in 6 monasteri di clausura, 50 congregazioni, 3 società di vita apostoliche, 5 pie unioni e 12 istituti secolari.